Buongiorno. Sapete, a 10 minuti di macchina dal museo, a Brendola, si trova ancora oggi la casa natale di Ferruccio Marzari, ubicata proprio nell'omonima via Marzari. E noi adesso ci troviamo proprio qui di fronte allo spazio, alla vetrina che il museo dedica alla memoria di questo eroe di guerra. Ma allora chi era Ferruccio Marzari? Beh, Ferruccio nacque proprio a Brendola, in quella casa, nel 1894 e ancora giovanissimo, che era studente, si arruolò volontario nel Regio Esercito e il primo anno di guerra fu inquadrato nel secondo reggimento bersaglieri. Ebbene, però in lui nacque precocemente l'amore per il volo, che era una cosa completamente nuova per molti ragazzi in quegli anni. E proprio il 30 aprile del 1916 ottenne il trasferimento, quindi dai bersaglieri entrò nell'arma del genio e in particolare nel corpo aeronautico. Ottenne il brevetto militare di pilota militare a Capua e dopo pochissimi mesi riuscì a guadagnarsi la prima medaglia d'argento al valore militare per delle ricognizioni ad Aldersberg, che in italiano chiamiamo Postumia e che oggi si trova, sappiamo, in Slovenia, e anche dei bombardamenti su aeroporti nemici. Poi tutta la sua vita in realtà è caratterizzata da grandi imprese, potremmo dire così. Nel 1918 guadagnerà altre due medaglie d'argento. Nel frattempo era salito di grado, era diventato tenente, gli era stato assegnato il comando di una sezione dell'86esima squadriglia, poi entrò nella 56esima e proprio con la 56esima fece ricognizioni, tanto che fu considerato uno dei più abili ricognitori di quel momento, per centinaia di chilometri dietro le linee nemiche. E nel giugno del 1918 fu segnalato e decorato poi per ardimentose operazioni di volo a bassa quota sopra il Piave, per mitragliamenti dei barconi austro-ungarici che tentavano di superare questo nostro sacro fiume. Sempre nel 18, nell'agosto del 1918, entra nella leggendaria 87esima squadriglia. La squadriglia del volo su Vienna, per intendersi, quella chiamata la Serenissima perché era composta da piloti veneti. E anche con la Serenissima Marzari si fece valere. In novembre del 1918, per l'appunto, ottenne di partecipare, anche se era ancora in convalescenza per una malattia, alla seconda battaglia del Monte Grappa. E diede ancora prova di valore, seguì anche i nemici in ritirata e pare fu uno dei primi a segnalare appunto le ritirate austriache sul Monte Grappa e verso le Dolomiti e poi arrivò verso anche a Bolzano in questi inseguimenti aerei. Sta di fatto che la vicenda di Ferruccio Marzari non si concluse con la Grande Guerra, perché dopo aver ottenuto per l'appunto tre medaglie d'argento al valore militare, Marzari nel 1919 fu selezionato da Gabriele D'Annunzio per il progetto ambiziosissimo del Rai di Roma Tokyo. Il Rai di Roma Tokyo si sarebbe poi concretizzato tra il febbraio e maggio del 1920. Pensate, in questi giorni qui, di 100 anni fa. Erano 26 i piloti che componevano gli equipaggi degli 11 velivoli e quasi tutti furono costretti a fermarsi anzitempo, compreso Marzari, per uno sfortunato incidente. L'unico ad arrivare in fondo in volo fu appunto Arturo Ferrari, amico fraterno di Marzari. Poi, sapete, noi qui in museo conserviamo fra l'altro molti cimeli che Ferruccio Marzari portò come ricordo da quell'esperienza, come ad esempio il lasciapassare dell'ambasciata giapponese, oppure delle sciabole e dei kukri, coltelli indiani. Sta di fatto che purtroppo la vita di Marzari
si interruppe bruscamente. Nel 1921, il 10 agosto, durante un volo di esercitazione, l'aereo di Ferruccio Marzari prese fuoco. Erano le 6 di sera e fu visto proprio questa torcia precipitare. E quando trovarono il corpo di Ferruccio Marzari, questo era completamente carbonizzato. Non sappiamo ovviamente che cosa sarebbe potuto diventare Ferruccio Marzari, che pilota, negli anni 20 o negli anni 30 dopo. Sta di fatto che stiamo parlando di uno dei grandi piloti della nostra terra della Grande Guerra. E vedete qui, fra gli altri oggetti che conserviamo, ce ne sono parecchi di interessanti. Sono stati tutti concessi dalla famiglia Marzari, che li ha tenuti per tutto questo tempo e adesso appunto ha permesso al museo di esporli per perpetuare la memoria di questo grande vicentino. Ci sono anche, pensate, gli strumenti di bordo del suo aereo, la bussola, l'altimetro e il barometro. E fra i cimeli che ci impressionano di più forse c'è questa giacca. È una giacca, vedete, di una sartoria militare di Udine, dei fratelli Chiussi, ed è la giacca di Ferruccio Marzari. È quella, fra l'altro, che si può vedere in quella fotografia ufficiale, là. Mancano le cosiddette pipe, le mostrine qui del genio, ma si vedono ancora sotto i profili. Qui si vede la cucitura per l'aquila del corpo aeronautico, qui ci sono gli aloni delle stellette, insomma, e qui il medagliere, si vede dove era cucito. E proprio riguardo al medagliere, noi conserviamo anche le medaglie di Ferruccio Marzari, ma non le 3 medaglie d'argento, perché quelle furono cedute dalla famiglia nel 1936 alla patria, come argento al paese. E lì c'è proprio la ricevuta del fascio di Brendola, che certifica questo, cedute dalla famiglia. Però vedete, poter maneggiare e prendere in questo caso anche qui l'uniforme di questo eroe vicentino è una grande emozione. E tutti gli oggetti che poi si possono vedere sono estremamente emozionanti. Questa stiamo tentando di recuperarla in modo da poterla esporre com'era in origine. Un saluto ancora dal Museo delle Forze Armate.